Buonasera a tutti, io resto a casa e parlo di pallavolo, quattordicesimo incontro, quattordicesimo meeting, un meeting veramente straordinario perché abbiamo tre giocatori, tre campioni che hanno fatto la storia del campionato italiano e della pallavolo italiana. Samuele Papi. Ciao, ciao a tutti. Ciao Emanuele Birarelli a tutti. e Andrea Bari. E Ciao, ciao a tutti. insieme a questi campioni, un maestro della pallavolo giovanile italiana, non solo giovanile, che ha avuto l'occasione di allenarli tutti e tre, che è Marco Paolini. Ciao a tutti. Bene, insomma, avrete capito che dagli ospiti che abbiamo chiamato stasera, no, si parla di campioni e della strada che hanno fatto questi ragazzi, questi giovani, diventare campione con il loro maestro e poi chiaramente anche dopo. Allora, partiamo subito, dicendo che faccio la prima domanda che verrà fatta a tutti e tre. Ma poi Marco farà una breve presentazione di come erano, diciamo, questi ragazzi, chiamiamoli così, no? Da giovani, da ragazzini. Quindi la prima domanda che vi pongo era: come eravate i primi anni da ragazzini quando avete iniziato a giocare a pallavolo? Che cosa vi ha fatto crescere di più in quegli anni? E Marco, iniziamo un po' a presentare, o fenomeno, Samuele Papi. Ma allora, Samuele era veramente un talento, questo lo vedevano tutti perché fino a 13-14 anni giocava a calcio e quando è per fortuna dal calcio alla pallavolo, grazie al suo amico, ci siamo accorti che insomma sto ragazzino era sicuramente molto talentuoso. Certo, di lì ad arrivare, insomma, alla carriera che ha fatto, io credo che lui, come Bira e Andrea Bari, hanno sicuramente lavorato molto, perché stiamo parlando di tre ragazzi che non si sono mai tirati indietro in palestra, ma non è retorica. Io veramente cerco di sforzarmi, di ricordarmi un momento in cui magari in allenamento non ci davano, non me lo ricordo. Cioè, tre ragazzi che veramente hanno fatto del lavoro quello che era la loro caratteristica. Voglio dire anche, tre bravi ragazzi, anche questo, ecco, non voglio essere retorico, però tutt'oggi credo che molti dicono che sono tre campioni, ma chi l'ha conosciuti da ragazzi dice sono rimasti uguali, come erano prima. Questa è, secondo me, una grande virtù, insomma, no? Perché c'è chi magari invece cambia. Voglio dire anche che forse, ecco, l'ambiente di Falconara li ha aiutati, anzi sicuramente li ha aiutati, perché a Falconara, ecco, come intravedevamo del talento, cercavamo subito di portarlo in prima squadra. Con Samu, tornando con Samuele Papi, questo è avvenuto prestissimo. Lui aveva appena 15 anni e si fece male uno straniero, decidemmo di portarlo in prima squadra. Poi, ecco, il sottoscritto, diciamo che decise di farlo giocare a titolare. Questo, ecco, ve lo dico perché in società pensavano che lo portava in prima squadra, ma magari farlo a panchina. E quindi, siccome stava già facendo la B, dice: ma però poi gioca poco. Io dissi tranquillamente: no, non avete capito, io se lo porto in prima squadra lui gioca titolare. E da lì, francamente, ecco, fu un crescendo rossiniano. Insomma, no, non, nessuno si sarebbe mai aspettato che partita dopo partita giocava sempre meglio. Mi fermo qua perché se no, insomma, ecco, potrei dilungarmi troppo, ma non voglio. Allora, Samu, com'eri da giovane? Quando eri ragazzino, negli anni di cui ha parlato Marco, e quali sono stati gli esercizi, gli allenamenti, il perché della tua crescita di allora? Ma credo che io ero sicuramente un ragazzino normale, un ragazzino che aveva voglia e bisogno di fare sport, ma soprattutto
bisogno di fare sport di squadra. Io dovevo avere delle persone attorno, infatti non ho mai fatto uno sport singolo, avevo proprio bisogno di condividere, di lavorare con dei compagni. Ed ero un ragazzino che aveva voglia di imparare, di stare in palestra, di provare a migliorare ogni giorno. Chiaro, io ho avuto un'opportunità. Credo che questa opportunità, come ha detto Marco prima, sia stata messa a risalto dall'ambiente, perché credo che sia anche importante questo per cercare di far venire su dei giocatori importanti. Quello che è successo è che mi sono trovato comunque a lavorare duramente ogni giorno, perché non potevo permettere di sprecare l'opportunità che avevo avuto. Io ogni tanto ci ripenso, se mi metto a pensare, sono alto 1,90 m, ho anche le gambe storte, dico, cioè, per arrivare comunque a raggiungere i risultati bisogna avere anche una mentalità, una voglia di fare dei sacrifici per arrivare a quell'obiettivo che uno si pone. È chiaro che in questo credo che l'ambiente falconare mi ha aiutato tantissimo, come la società, come Marco, anche perché credo che il talento sia una cosa molto importante, ma credo che sia anche pericoloso, perché può succedere che tu pensi al fatto che tu hai del talento e poi dire, ma sai, oggi non mi impegno perché ho del talento, a me le cose vengono facili. Invece no, quello che ho capito nella mia esperienza è che per raggiungere i risultati comunque bisogna aver voglia di lavorare, di sudare con i compagni, di far fatica in palestra. Io quello che ho ottenuto l'ho ottenuto soprattutto lavorando duramente, ma anche perché con Marco non è che potevo tanto permettermi di non impegnarmi. Poi per quanto riguarda, sai, gli esercizi ce ne sono stati tantissimi. Io credo che quelli che mi hanno aiutato di più un po' in tutta la crescita sono stati, parte che dipende un po' dalle varie fasi, ma quando ero più giovane chiaramente c'è più bisogno di fare contatti, no? Soprattutto se parliamo di ricezione, mi ricordo che facevo tanti esercizi con bagger a muro, con l'inserimento il prima possibile del bagger laterale, perché comunque è una tecnica molto importante. Secondo me non bisogna vergognarsi a mettersi a fare il bagger a muro. Penso che sia una scuola importante. Io l'ho fatto sono passati poi tantissimi esercizi sul campo. Mi ricordo anche, come per dire, esercizi con lo facevo con il giubbotto, con dei pesi, no, in ricezione, comunque, quindi eri più lento, avevi questo peso nello spostamento e quindi facevi più fatica. Mi ricordo un esercizio che faceva spesso Marco, ricezione a tutto campo, da solo, che mi piaceva perché c'era della sfida. E poi i classici esercizi che comunque si fanno, diciamo, quelli a obiettivo, no? Che poi credo che comunque col passare degli anni siano anche un po' cambiati, anche perché le esigenze sono un po' cambiate. È chiaro che questo è tutto un percorso che è stato fatto soprattutto più sul bagger, perché una volta non veniva quasi mai usata la ricezione in palleggio. Samu, ascolta, hai detto tante belle cose, no? Ma mi viene subito da farti una prima domanda, perché... No, qui nelle trasmissioni precedenti, no, sono passati dei mental coach, dei psicologi, eccetera, la faccio breve, una delle cose che dicono di non fare mai a noi allenatori è di dare giudizi, no, per non mettere delle etichette sui ragazzi, etichette che spesso sono negative, no, ma certe volte sono anche etichette positive, cioè nel senso di dirti sarai un futuro campione. E te addirittura ti chiamavano il fenomeno, no? Quanto pesa una roba del genere? Per un... Molto, molto, mi è pesato molto, perché voleva dire che io dovevo sfondare per forza e questo non era per niente sicuro. Cioè io ci ho messo tutta la mia buona volontà, ci ho provato e poi fortunatamente ci sono riuscito. Però non è stato facile, perché mentalmente sai che quando ti chiamano o fenomeno tu dici io non posso più sbagliare, quindi ti trovi davanti questa realtà. E quindi non è stato facile per niente. Infatti all'inizio l'ho subita parecchio, perché mi sono venuti dei dubbi, ma io riuscirò, perché sai, si parlava comunque sì, bravino, ma è piccolino, tutte queste cose qua. Quindi è stata un'etichetta che è stata abbastanza pesante. Poi fortunatamente ci sono riuscito, perché credo che anche con il lavoro fatto anche con Marco sono riuscito anche a migliorare mentalmente, no? Comunque con il fatto di diventare anche un po' più responsabile, e quindi questo mi ha aiutato per riuscire a diventare un ottimo giocatore di pallavolo. Perfetto. Ok, grazie Samu. Marco, allora invece su Lele, che ci racconti? Ma allora, Emanuele Birarelli, detto Bira, insomma, io
uno che ha cominciato insomma un pochino tardi, no? Chiaramente rispetto agli altri, un lungo, a Falconara non eravamo abituati a averne tanti di lunghi, però anche lui insomma ben presto in prima squadra, con grande intelligenza tattica, cioè un giocatore di quelli che nella lettura del gioco, quindi ecco, il discorso del muro lì diventa determinante. Subito uno delle cose insomma che faceva meglio. Io ricordo, perché quando lui cominciò a giocare in prima squadra non ero io direttamente allenatore, no? Io ero direttore tecnico, qualche volta andavo comunque in panchina, e c'era da poco era entrato il libero. Ricordo spesso che ovviamente quando lui usciva parlavamo, no, di come comportarsi a muro magari nella rotazione successiva, e lì c'era già grande personalità, perché non ho problemi di dire che non sempre eravamo d'accordo, e non ho appunto problemi di dire che col senno di poi quasi sempre aveva ragione lui. No, perché dal campo chiaramente leggi bene, io che invece magari da fuori pensavo che, no, facevo le tattiche eccetera, insomma, della serie, quindi un'intelligenza tattica fuori dal comune, una personalità insomma, no, spiccata, uno di quelli che le cose te le dice con garbo sempre, no, ma te le dice, è un giocatore insomma, no, veramente di quelli. Credo che t'accorgi quando non ce l'hai, perché anche a muro non credo che sia la grande aggressività, no, il suo pregio, ma la precisione nel mettere sempre bene le mani. E poi vabbè, la battuta quella ce la racconta lui. Il particolare che vorrei raccontasse lui è il periodo in cui fu costretto a smettere di giocare, e quando poi tornò sui campi di pallavolo, probabilmente la sua motivazione non era a mille di più, ma ecco, chiediamolo a lui. Sì, ciao a tutti, grazie Marco. Innanzitutto chiedo scusa per 20 anni di ritardo per quelle discussioni in panchina, perché forse a ripensarci adesso non dovevo permettermi, ma hai detto bene, forse una delle cose che mi ha portato sempre avanti è un po' sicuramente questa diciamo personalità, sicurezza in me e di sapere quello che sto facendo, e forse anche adesso viene fuori un po'. Allora sì, parlando di inizi, io ho cominciato tardi, come diceva Marco, perché io ho cominciato a giocare a pallavolo l'ultimo anno under 16, e quindi poi sono arrivato a Falconara il primo anno d'under 18, quindi un po' tardino sicuramente, però alle scuole medie avevo già giocato abbastanza, quindi fondamentali li sapevo. E allora, una cosa di cui mi ricordo insomma, che ho insomma da sempre, soprattutto quando ero piccolo, mi portò avanti il fatto che tutti gli allenatori mi dicevano che ero uno bravo a fare tutte le cose, cioè non ero solo bravo a muro o solo bravo in attacco, se c'era da fare un palleggio facevo doppia, insomma. Sapevo fare di tutto un po', anche la difesa, anche dopo che è arrivato il libero, quindi questa è una cosa che ho portato sempre avanti, perché insomma me lo facevano in tanti notare, e quindi secondo me quando uno ha un punto di forza deve far sì che appunto questo sia una di quelle cose che non ti abbandonano mai. Quindi mi rendevo conto che se mi capitava di fare una doppia in palleggio, tutti erano un po' stupiti, perché di solito non mi capita, e tuttora è una cosa che succede. Quindi su questo ci ho lavorato. Allora, riguardo degli esercizi, invece, come dicevamo, adesso senza entrare nel particolare, io devo dire una cosa. Sicuramente una cosa che mi ha accomunato sia a Falconara e poi nei primi anni di carriera. Io ho avuto la fortuna di fare Falconara, e a livello giovanile si lavorava molto. È vero, la qualità era super, e ce n'era, perché ovviamente gli allenatori erano bravissimi, Marco lavorava molto bene sulla tecnica individuale, però io credo che rispetto ad altri ragazzi si lavorasse anche molto dal punto di vista della quantità. E devo dire che spesso, insomma, si parla spesso, facciamo questo esercizio, quest'altro, magari pensare, no, alle minuzie, poi la verità è che se uno sta in palestra
5 volte a settimana per 2 ore, oppure si sta 3 volte a settimana per 1 ora e mezzo, a quell'età lì fa molta, molta, molta differenza. Quindi mettere tutta la quantità che si può, ovviamente con senno e con cognizione di causa, negli esercizi, nelle proposte, diciamo, tecniche, di metodologiche di allenamento, però fa la differenza. E a quell'età lì, devo dire, al di là dell'importanza di Falconara, devo aggiungere anche che l'aver fatto 4 anni di nazionale pre-juniores e poi juniores, dove veramente si lavora tanto, 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 hai tutto il tempo del mondo, questi ritiri lunghissimi, mi ricordo molto bene, io penso che anche gli allenatori di club si rendessero conto che poi tornavamo veramente con un bagaglio importante, al di là delle partite che andavi a fare in giro per il mondo, e quello ti facevano crescere molto, ma anche che avevi lavorato tanto. Quindi lavorare molto. E qua, se posso dire una cosa, dato che ci sono tanti allenatori, è tuttora trovo strano che un giocatore che non sia in nazionale, anche di età adulta, d'estate non faccia nulla, ma a maggior ragione i ragazzi. Cioè, ragazzi, io più di un mese non ha senso che si fermino. Lo so che è difficile, lo so che c'è da organizzare molto, le società sportive, insomma, ovviamente fanno il massimo, però le risorse sono quelle che sono, e anche ogni tanto c'è anche qualche problema logistico, però insomma il tempo è prezioso e va usato tutto per far sì che i ragazzi arrivino a esprimere il massimo potenziale che hanno, insomma. Bene, volevo coinvolgere Marco, no, su Emanuele Birarelli, perché tu hai ricordato, no, l'anno che cioè il periodo che lui è stato fermo. Io ho conosciuto Emanuele proprio in quel periodo lì, adesso racconto come, perché Marco lo portò a fare il secondo allenatore, no, della rappresentativa, visto che stava fermo e non poteva giocare, no, lo portò a fare il secondo allenatore della rappresentativa, e siccome eravamo in collegiale insieme all'hotel Roma e Pace di Ancona, è lì conobbi per la prima volta Emanuele. Ma dico questo perché certe volte Marco, l'allenatore, costruisce questi ragazzi, no, non solo in palestra, no? Cioè, anche l'idea di far fare un ragazzo l'allenatore, in qualche modo è un allenamento mentale, è vero? Cioè, cosa ne pensi? Cioè... Ma, io assolutamente sì, e poi fu un'esperienza straordinaria, perché Bira fu fantastico. E immaginate i ragazzi, no, della rappresentativa regionale, insomma, no, erano veramente al settimo cielo. Ma devo aggiungere che non solo venne con noi al Trofeo delle Regioni come assistant coach, ma cominciò anche a fare i corsi allenatori ed era arrivato a conseguire il secondo grado, quel secondo grado che adesso la FIPA non gli riconosce. No, pure avete sentito, insomma, come parla. Io direi che bisognerebbe riconoscergli almeno il secondo grado. Beh, vabbè, allora facciamo un appello alla FIPA. No, grazie Marco, no. Tramite Samu. Beh, prendiamo un po' anche in maniera scherzosa. A questo punto Marco ci presenti Andrea Bari. Allora, Baretto nel settore giovanile era un fenomeno, no? Poi c'è anche con noi Andrea Burattini, che appunto in quegli anni lo allenava nel settore giovanile, ma veramente un fenomeno significa che in Under 14 vinceva delle partite da solo, no? C'era bisogno di qualcuno che gli alzasse, no? Da prima, da seconda linea, ma vinceva le partite anche da solo. In Under 16, insomma, vinse 2 trofei delle regioni, no? Ricordo un anno in cui avevamo una coppia di ricettori, erano lui e Paparoni, praticamente, insomma, quando gli altri battevano, noi allenatori potevamo anche andare a prendere il caffè, perché, insomma, la ricezione era sempre, sempre perfetta. E quindi, insomma, nel giovanile un punto di riferimento, veramente un ragazzo, ecco, diciamo così, punto di riferimento per tutti i compagni. Non c'era però ancora il libero, questo ruolo è stato introdotto proprio nel momento in cui, diciamo, lui stava finendo le giovanili, e quando appunto venne convocato in prima squadra a Falconara e convocato dalla nazionale
credo fosse cadetti, non ricordo più, juniors, insomma giovanile, l'allenatore era Fausto Polidori, lo convocarono come libero ed era il primo anno che era stato introdotto questo ruolo. E lì per lì non talmente era abituato a schiacciare, talmente era un punto di riferimento nelle giovanili perché faceva 30 punti a partita, che il primo impatto con questo ruolo del libero non fu proprio insomma, no, piacevolissimo. E invece poi da libero ha veramente fatto un pezzo di storia della nazionale italiana. Dico male, Andrea? No, diciamo che all'inizio non... Allora, adesso dirò qualcosa per far sorridere. A me mi ha rovinato Samuele, papi, perché... perché quando io da Aosta sono arrivato a Falconara, insomma, più di uno mi accostava a lui, insomma, il nuovo papi, no? In realtà, insomma, poi quando arrivi ad un certo punto e capisci che non puoi essere il nuovo papi, lì è stata dura. È stata dura l'introduzione del libero a me mi ha salvato fondamentalmente, perché altrimenti non sarei arrivato agli altissimi livelli. Però lì per lì rifiutai anche la convocazione nazionale di Polidori per il Mondiale Juniores. E la rifiutai perché negli anni prima ero stato chiamato come schiacciatore in nazionale per Juniores e il primo anno di Juniores. L'ultimo anno... Nel 98 decisi di non andare, ma proprio ferro, una decisione, neanche i miei genitori sono riusciti a farmi cambiare idea. Alla luce di come sono andate le cose, oggi posso dire che era stata una scelta sbagliata. Però, come sempre, io penso, uno non lo sa, poi magari invece quello mi ha dato la possibilità, ecco, di riazzerare e ricominciare in un nuovo ruolo. E quindi ecco, è stato il ruolo del libero, mi ha alla fine salvato Ruben Acosta che lo introdusse lui, altrimenti non sarei qui, ecco, a parlare con voi di pallavolo. Bellissimo, perché a proposito di etichette, no? Uno o fenomeno, l'altro il futuro Samuele Papi, insomma. Vabbè, mi ha rovinato, io ora gliel'ho detto anche a lui, non è che... Sì, me l'ha detto. Che l'altezza era quella, anzi ero anche più basso, quindi a livello giovanile mi venivano le cose bene, perché poi alla fine a livello giovanile con Marco e anche Andrea Burattini abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere a livello italiano. Però mentre under 14, come diceva Marco, facevo la differenza, under 16 ancora, già in under 18 quando a livello fisico i ragazzi crescevano si cominciava a far fatica e quindi insomma ti cade un po' un mondo, anche perché avevo esordito in Serie A anche come schiacciatore, quindi è stata insomma una storia un po' difficile. Poi a 20 anni decisi che volevo fare il giocatore di pallavolo e mi sono fatto piacere questo ruolo che poi l'ho fatto insomma per tanti anni, ecco, per 20 anni. Bene, bene. Allora, visto che l'hai chiamato in causa anche te, io chiamerei Andrea Burattini e gli chiederei com'era, no, almeno Andrea Bari e Emanuele Birarelli, che hai allenato direttamente da ragazzini. Ci sei, Andrea? Ciao. Sì, ci sono. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Ecco. Allora, con Andrea ho trascorso, diciamo, tanti anni perché ho avuto la fortuna di allenarlo per tantissimi anni. Emanuele l'ho allenato un po' meno, però me lo ricordo molto bene. Un aneddoto particolare è questo. Mi ricordo che innanzitutto il segnalatore di Emanuele Birarelli, i due segnalatori sono stati Andrea Bari e Vitali Lorenzo. Ci fecero una testa grossa quanto una casa. C'è uno lungo, prendetelo. E l'abbiamo rubato al calcio. Io racconto sempre questo, perché anche lui giocava a calcio. Mi ricordo che il primo anno l'abbiamo portato al primo trofeo delle regioni come dodicesimo,
perché era un po' l'annata degli 81, che poi quell'annata lì abbiamo vinto anche il trofeo delle regioni, mi sembra. E lui però si vedeva che era determinato, aveva voglia e comunque sia, come dice lui, faceva abbastanza bene quasi tutto. Con, secondo me, spiccata prevalenza per quello che è il fondamentale del muro. Andrea Bari sì, era stato accostato in maniera, secondo me, troppo facile a Samuele Papi. E io mi ricordo, lo racconto anche ai ragazzini che adesso sto allenando qua a Sofia, di tutte le ore che lui ha passato. Mi ricordo, il papà e la mamma venivano giù a Falconara da Ostra con il camper, lo aspettavano che finisse l'allenamento. Io penso che lui odierà i gradoni del Palasport Badiali di Falconara, perché quanto bagher ha fatto lì. Quindi no, tutti questi ragazzi hanno lavorato come i pazzi. Un appunto: Andrea Bari ne ha vinti 3 di trofei delle regioni, non 2, perché era presente anche con l'annata dei 78, vero Andrea? Mi sembra che vero. Che sì. Scusa, chiedo scusa. E giocava di trofei. Poi lui era famoso perché allora, quando c'era il campionato di Lega giovanile, si chiamava Little League, lui voleva assolutamente giocare alla grande. Proprio questa sta di fatto della sua determinazione, perché allora anche la Lega era molto ricca. In palio c'erano degli scooter. Lui penso che ne abbia collezionati almeno un paio, 2 o 3. Quindi ancora ce li ho. Vedi, ancora ce l'ha. Quindi, no, dicevo, comunque, a parte tutte queste battute qua, la cosa più importante è che, e questo secondo me è importante per noi allenatori che seguiamo di più da vicino il settore giovanile, ma soprattutto anche per tutti i giovani, focalizzare bene l'attenzione sulle priorità che magari uno può avere. Andrea Bari senza dubbio era sì bravo in attacco, però in ricezione, difesa così, ma di ricezione soprattutto, era un fenomeno. Stessa cosa per Emanuele. Muro esagerato, però io lo porto ancora in esempio ai miei atleti adesso, per l'attacco, perché aveva un anticipo che già da giovane era molto molto importante, e io non ricordo un attacco di Emanuele Birrarelli chiuso nei 3 metri, ma tutti lunghi, quelli che è il tipo di attacco che si cerca di insegnare, che spesso è difficile da far entrare nella testa ai giovani. Quindi esempi da imitare, ecco. Ok, grazie. Adesso andiamo, dopo corsi di Falconara, tutti e tre siete stati tantissimi anni in Serie A, in Nazionale. Ecco, noi volevamo un po' chiedervi quali sono le cose che voi pensate vi hanno fatto crescere e progredire di più. Qual è secondo voi il modo migliore per allenarsi, o il metodo di allenamento con i vari allenatori che avete avuto? Magari ricominciamo con Samuele. Ma guarda, sui vari metodi di allenamento io devo dirti che ho avuto tanti allenatori, e più o meno tutti gli allenatori che ho avuto sviluppavano un po' un lavoro quasi uguale. Se noi parliamo di una settimana tipo, quella dove magari non c'erano le coppe durante la settimana, soprattutto quello che mi ha aiutato di più era, io avevo bisogno comunque nei vari fondamentali di fare numero, no? Perché c'è bisogno di fare numero anche quando sei un atleta ad alto livello. E quello che mi piaceva era quando era organizzata la settimana con 2 giorni di allenamento più specifico per tecnica analitica, quindi più parliamo di ricezione, magari il muro con i tavoloni e tutte queste cose qua. E poi dal mercoledì in poi, fino al sabato, lavorare di squadra e priorità. Poi si lavorava sulla ricezione, oppure si lavorava sul muro di difesa. Queste erano un po' le metodologie che mi piacevano di più. È chiaro che non posso dirti una cosa che mi ricordo, un esercizio in particolare che mi abbia aiutato più di altri a migliorare. Io credo che, come ha detto Emanuele, più possibilità c'è di stare in palestra a lavorare e più possibilità ci sono
di migliorare, anche perché credo che possa migliorare di più un bagger che fa, facciamo un'ipotesi, 20.000 bagger di uno che ne fa 5.000. Cioè, nel senso, più bagger fai, più senti il movimento e più possibilità hai di migliorare. E sai, in Serie A sono stato tanti anni e sono progredito perché comunque ho avuto la possibilità anche di allenarmi con giocatori di alto livello. E quando giochi con giocatori di alto livello, con un allenamento dove il livello è molto alto, chiaramente tu ti devi adattare e inevitabilmente devi provare a migliorare, a progredire ogni giorno, perché per stare dietro a quel livello lì hai bisogno di spingere. Quindi penso che la cosa più importante sia spingere e farsi la domanda: io perché vado in palestra? Solo perché sono un professionista? No, bisogna andare in palestra per cercare di fare al massimo quello che viene proposto dall'allenatore. Grazie Samu. Birra? Sì. Allora, guarda, ovviamente, vabbè, anche io ho avuto... Anzi, io in realtà non ho vissuto poi così tanti allenatori, perché si dice sempre, ho vissuto tanti allenatori, io non ho vissuto tanti perché nella mia seconda carriera, dopo l'infortunio di cui parlavi, ho fatto 2 anni, poi sono stato 8 anni con Stoicev a Trento, però vabbè, ho vissuto 4-5 allenatori di nazionale, quindi in realtà, però non sono tantissimi, ecco, si contano sulle mani. Quindi voglio dire una cosa io, per il centrale è un po' diverso, perché la tecnica individuale di cui si parla molto, poi non si fa così tanto, perché la verità è che quanti primi tempi a secco di tecnica individuale puoi inserire dentro una settimana d'allenamento? Sì, forse tolto il riscaldamento, adesso andando proprio sul pratico, sul anche sì, perché siamo, insomma, siete tutti allenatori, quindi forse qualche volta chiediamo noi centrali di rimanere alla fine allenamento a fare qualche attacco a secco con gli alzatori, magari. Però non ci sono esercizi specifici, anche perché sarebbe la squadra dovrebbe star ferma e noi dovremmo starvi a attaccare da soli. Per il muro, idem, ci sono i famosi tavoloni, c'è chi li usa di più, c'è chi li usa di meno, però sono sempre vissuti un po' anche come riscaldamento, un po' anche dagli allenatori, devo dire, anche dai giocatori, però anche dagli allenatori. E comunque le ripetizioni non possono essere 50, sono, ecco, 10 a destra, 10 a sinistra, 10 in lettura. Insomma, durante, soprattutto nel fare tantissima quantità, forse se ne fa molta in nazionale, insomma, mi ricordo soprattutto con allenatori tipo Berruto che puntavano tantissimo sulla fase break point, si faceva veramente tanto muro, anche a mo', non dico di riscaldamento, però come primo esercizio magari fare degli esercizi di muro a terzetti con la doppia più dell'alzatore avversario, quindi difficoltà altissime e provare a alzare, insomma, l'asticella. Quindi questo per dire che secondo me un centrale deve sfruttare, o perlomeno questo è quello che ho fatto io per una vita che faccio tuttora, è quello di sfruttare il 6 contro 6 per allenare il muro. Cioè, nel senso, il 6 contro 6 per me non è sto giocando, per me è sto allenando il muro, soprattutto se sono nella squadra sta facendo break point, diciamo, delle riserve, chiamiamola così, che magari i titolari fanno il side out e tu fai il break point. Farlo un po' come se fosse tecnica individuale, cioè concentrarmi molto su quello che voglio fare e da lì partire per darmi degli obiettivi. Però io sono un giocatore che è piaciuto sempre molto, a cui è piaciuto sempre molto ragionare su quello che vado a fare, un po' come diceva Sam, cioè per me non è oggi vado all'allenamento, no? Vado all'allenamento, vediamo un po' quello che viene fuori, cioè vado all'allenamento e se sto lì a muro mi do degli obiettivi, oppure domenica ho visto che ho giocato male negli spostamenti contro la Quick in 4 e oggi ci sto un po' più attento. Lo so che non è semplice, però insomma qualche obiettivo individuale bisogna darselo. E l'altra cosa sul muro che volevo dire è che oggettivamente ragazzi dovrebbero provare, cioè nell'allenare il muro credo che sia importante andare a sfruttare anche chance, magari per qualche ragazzo giovane, di andare in una categoria superiore per vedere una pallavolo di un po' più alto livello. Perché io racconto sempre un aneddoto. Ovviamente io e Andrea lo sapete, siamo amici e io giocavo già in Serie A1, però andai a vedere una partita, però giocavo a Verona e retrocedemmo, ok?
Lui invece giocava già a Trento e c'era una partita del stesso livello, forse era una semifinale playoff, forse un quarto di finale playoff, non mi ricordo. E loro, e con lui giocava Hubner, che era bravissimo a muro. Io mi ricordo che lui prese un muro a Giba su una situazione difficilissima, un muro stratosferico, e io pensai, ma com'è possibile che aveva fatto, com'era possibile che avesse fatto quella cosa, quel movimento, quello spostamento, perché era una cosa che era incomprensibile per me. L'anno dopo io andai a Trento e io mi ritrovai un anno dopo, non dico a fare le cose che faceva Hubner, perché lui era molto bravo, però ero a quel livello, no? Me la giocavo con lui, perché un anno già giocando contro Gerbic che alzava, contro Kasiski che schiacciava, contro Vlado Nikolov che era al nostro opposto, cioè riuscì a alzare così tanto il livello anche mentale di quello che io potevo fare o non potevo fare, che vedi la pallavolo in un altro modo e capisci anche come fare certe cose, e finché non sei lì non lo puoi capire. E quindi questo, insomma, adesso siete tutti allenatori, non ci sono ragazzi, però voglio dire, secondo me mettere i ragazzi bravi in contesti un po' più di alto livello, anche se loro magari non sono ancora a quel livello lì, per un centrale soprattutto è molto importante, perché in Serie 1 la palla viaggia molto molto veloce, quindi è inutile che io continui ad allenarmi in due categorie inferiori facendo, non lo so, a secco, apertura del passo, incrocio e salto con tutta la calma del mondo, perché poi vado in Serie 1 e non c'ho neanche il tempo di fare un passo, e già è ora che butto su qualcosa sopra la rete per provare a toccare la palla dell'attaccante avversario. Quindi e lì non te lo insegna nessuno, devi esserci un po' dentro e dopo insieme all'allenatore cercare di capire come adattarsi un po'. Quindi questo un po' devo dire. L'altra cosa, poi non parlo più, sull'attacco, dato che Andrea ha parlato dell'attacco, su questo secondo me invece dipende molto per un centrale cercare, a me mi ha aiutato molto, cercare di capire chi poteva essere un centrale che assomigliava alle mie caratteristiche. Okay, perché io ad esempio quest'anno ho giocato tanti anni, ma anche quest'anno sto giocando con Seba Solé. Avete visto Sebastian Solé, quel ragazzo argentino, bravissimo in attacco, secondo me uno degli attaccanti più forti al mondo in questo momento. Se io per qualche motivo 20 anni fa avessi deciso di attaccare come lui, penso non avrei messo giù un pallone, perché lui ha un tempo di salto enorme, lunghissimo, sembra che non scende mai in aria, gioca sempre doppia C, la 2, la in, tutte queste cose qua un po' strane. Molto in ritardo, ma salta così tanto che ha tempo di vedere e poi la chiude di qua e di là. Io, se avessi fatto per qualche motivo, qualche allenatore mi avesse detto gioca così perché è il modo giusto, io non sarei arrivato dove sono arrivato. Ho capito che il mio modello di riferimento doveva essere qualcun altro, uno che anticipava molto. Ad esempio, io quando ero ragazzino guardai molto Fox, Fei. È vero che era più fisico di me, è vero che forse tirava un po' più forte di me, però lui era uno che andava su, anticipava al massimo e tirava tutto fuoco dritto per dritto. Ed è quello che io ho provato sempre un po' e abbastanza lungo per non farsi toccare. E questo è quello che ho provato a fare, perché era quello che dovevo assomigliare un po' di più, non a quello che ritardava e girava la palla di qua e di là. È vero che sono fondamentali, che servono anche quelli, saper girare la palla, non dico di no, però di base uno deve cercare di adattare un po' le caratteristiche che ha alla tecnica giusta. E siccome di tecniche non ce n'è una, ce ne sono tante secondo me, uno deve capire quali usare. E questo è un consiglio, insomma, da spero modesto, per gli allenatori. E questa è una cosa che mi piace anche ogni tanto quando parlo con i ragazzi giovani, guardare un attore forte, molto forte, a cui loro si possono ispirare e poi copiarlo. E magari è una cosa che gli allenatori possono consigliare ai loro ragazzi. Grazie Lele, veramente ci hai dato tantissimi spunti. Ti volevo chiedere una cosa, quando parlavi di obiettivi che ti davi per l'allenamento, no? Li condividevi con l'allenatore, con lo staff, con la squadra, o erano tuoi personali e non ne parlavi, insomma? No, anche senza condividerli, insomma, cioè può servire ogni tanto, anzi magari qualche input arriva dall'allenatore, no?
Però ovviamente l'allenatore deve anche pensare a 15, 14, 15 atleti, non è semplice, insomma, ogni volta che l'allenatore venga lì a dire allora oggi facciamo così, facciamo cos'ha. Secondo me è giusto anche un po' essere allenatore di se stessi, questa è un'altra di quelle cose che tanti allenatori mi hanno detto, quindi no, direi che non c'è bisogno, anche perché poi uno deve sapere un po' da solo quello che sta facendo meglio, quello che sta facendo peggio. Chiaro che in questo momento, ovviamente a 39 anni, io sono ancora in attività, gioco in Serie A1, lo so quello che posso fare meglio, posso fare peggio, magari un allenatore mi può aprire una porta, un'idea, poi però ovviamente è un lavoro che riesco a fare da solo, sicuramente, ma questo magari arriva con l'esperienza, è chiaro che più si abbassa l'età e più i ragazzi devono essere seguiti. Io direi che la cosa giusta, secondo me, è dare degli obiettivi magari settimanali, no, per i ragazzi, cioè un blocco di allenamenti in cui un ragazzo deve stare attento a certe cose e poi magari dopo una settimana fare un po' un punto della situazione e capire se si sono fatti passi avanti. Perfetto, grazie. Andrea? Ma allora, io... Adesso non mi ricordo neanche qual era la domanda, però... Era se ci davi un po' di indicazioni su quando hai fatto tutti gli anni di Serie A e di Nazionale, quali sono state le cose che tu pensi ti abbiano fatto crescere e progredire di più e anche i metodi di allenamento, gli allenatori che ti hanno dato di più, insomma. Ma allora, io penso di essere stato fortunato perché sicuramente nella mia carriera molti bravi allenatori. Poi sono sempre stato un giocatore che ad ogni allenatore cercava comunque di tirare fuori il meglio. E parliamo di ricezione, cioè consideriamo che io ho vissuto gli ultimi anni 90 fino a diciamo alla seconda parte degli anni diciamo 2010 e avanti, e la ricezione è cambiata tantissimo, cioè una volta era tutto flottante, piedi da terra, non esisteva il salto flot e i battitori in salto erano due per squadra e con regole diverse, quindi il net non diciamo era fallo, e quindi sono passato, ecco, da allenare la ricezione in una certa maniera. Ho finito la mia carriera che diciamo, poi c'è stato tutti battevano in salto, poi dopo quasi tutti battevano flot e chi era veramente forte in salto continuava a battere in salto. Quindi anche lì gli allenatori si sono dovuti adattare in quello che erano le proposte per allenare, ad esempio, questo fondamentale, dove io mi sono concentrato tantissimo, è il fondamentale sicuramente dove mi sono concentrato di più. E non nascondo che spesso di notte insomma pensavo a come poter fare a migliorare un determinato gesto piuttosto che un altro. E in questo nel periodo di Trento ho fatto Lele può confermare questa cosa, tantissima macchina sparapalloni a velocità anche più alte di quelle che arriva il pallone, diciamo, poi dal braccio umano. E questo mi ha aiutato tantissimo, perché allenarti a una velocità maggiore, poi dopo quando vai in campo e la velocità è minore, riesci a, diciamo, a essere più preciso o comunque a fare il movimento alla stessa velocità e riuscire. Quindi diciamo che io con gli allenatori ho sempre cercato comunque di parlare per cercare di concertare anche quello che poteva essere il lavoro più adatto alle mie caratteristiche. E quindi ho fatto tantissimo lavoro individuale nel periodo, ma anche avanti con l'età, non anche quando ero in nazionale. Insomma, io un giocatore che aveva bisogno di fare tantissimi contatti durante la settimana. E quindi soprattutto al mattino, dopo il lavoro fisico, ho fatto tantissimo lavoro individuale. Quindi ho avuto la fortuna comunque anche di avere diciamo società, allenatori e strutture che erano in grado, ecco, di offrirti questa possibilità.
Grazie Andrea. Bene, bene. Veniamo alla terza domanda che facciamo a tutti e tre, ma poi su questo, anzi facciamo parlare prima Marco Paolini, no? Perché tutti pensano che i campioni non sbagliano, no? Quale deve essere il rapporto, Marco, con l'errore? Poi dopo sentiamo cosa hanno da dirci su questo i campioni, perché spesso succede, no, che quando un ragazzo giovane, una ragazza giovane commette un errore, pensa automaticamente di non saper fare quella cosa, no? Cioè sbaglio una ricezione, non so ricevere, sbaglio una battuta, non sono forte tutta, no? Qual è questo rapporto che ci deve essere con l'errore e anche il rapporto dell'allenatore con l'errore, quanto lo deve sottolineare, quanto no? Cosa ne pensi, Marco? Ma io credo che il modo migliore è quello di costruire un percorso, no, tramite un programma dove l'errore è un elemento di crescita, no? Perché quando tu sbagli, che magari rifletti di più, ti rendi conto, no, di alcune cose, eccetera. Certo, io non voglio nascondermi dietro un dito, come si suol dire, è facile dirlo, è più facile, più difficile farlo in palestra, no? Perché poi è vero che se si sbaglia comunque troppo, nel nostro sport è un problema. E quindi diciamo che una delle attenzioni magari è cercare di non mettere in fila gli errori, come diciamo, no? Cioè nel senso, fai un errore, ok, cancella, no? Restiamo positivi, perché è molto importante che nella palla successiva non siamo condizionati da quell'errore. Ecco, se questo però non si riesce a farlo, bisogna trovare il modo di allenarsi, no, a questa cosa, perché ecco, è indubbio che nella pallavolo, se comincio a mettere in fila uno, due, tre errori, allora è voglia che ci diciamo che è un momento di crescita, eccetera, eccetera. No, no, insomma, è un problema. Da questo punto di vista, ecco, voglio solo aggiungere una cosa. Come allenatore, io ho sempre detto, chi mi conosce lo sa benissimo, che faccio fatica a non fare esercizi a punteggio, no? E il punteggio ovviamente va tarato, no? Nel senso che devo stimolare una certa performance, ma ovviamente sempre renderla possibile. Ecco, abituarsi a questo secondo me aiuta molto, no? Perché nell'esercizio tu raggiungi sempre un tuo limite, no? Ti avvicini a quel limite, quindi ti alleni nella maniera più simile a quella che è la gara, e questo credo che serva molto. Poi sento oggi tanti allenatori, devo dire più del femminile, non me ne vogliano i colleghi del femminile che non della maschile, che fanno esercizi senza punteggio. Io ho avuto anche giocatori che mi chiedevano, dice ogni tanto lasciami sentire la palla, eccetera. Non so, faccio un nome, no, di quelli che non sono qui stasera. Avevo un giocatore che si chiamava Laurent Tilly, che quando io gli davo il punteggio fremeva, insomma, no? voleva sentire la palla senza punti, senza punti, senza punti. Io faccio fatica a fare esercizi senza punti. Chiarissimo, Marco. Allora, pongo la domanda a Samu, no? Quindi i campioni non sbagliano mai, è vero? E soprattutto, cioè, qual era il vostro... raccontaci di qualche anche errore importante, di qualche sconfitta importante, e come sei ripartito, cioè com'era il tuo ragionamento che ci facevi sopra. Allora, intanto chiariamo che i campioni sbagliano tantissimo e hanno sbagliato tantissimo nel loro percorso, perché penso che sia abbastanza normale. Perché prima di tutto noi siamo persone, con le loro fragilità, con i nostri difetti, con le nostre paure, l'ansia da prestazione, il non riuscire e tante altre cose. Quindi anche noi soffriamo di queste cose. Io credo che, sai, l'errore fa parte del gioco. E credo che sia anche importante per l'apprendimento. E poi c'è da dire, tutti sbagliamo, però credo che la cosa più importante, che non si migliora dall'oggi al domani, sia soprattutto non aver paura dell'errore, perché quello credo che ti possa condizionare mentalmente tantissimo, perché avendo paura dell'errore tu arrivi a un certo punto che non riesci più a fare le cose perché non ti senti più sicuro.
Quindi una volta che tu sai che l'errore fa parte del gioco, quindi sappiamo che esiste, poi ci si può lavorare sopra, lo possiamo ricordare, metabolizzare e poi possiamo anche cercare di dimenticarlo immediatamente e poi cercarlo di migliorare sempre con la prestazione in campo o in allenamento, ma non avendo paura di sbagliare. Questa penso sia la cosa più importante. È chiaro che io ti posso dire, da ragazzino avevo paura di sbagliare, non ero sicuro, mi portavo dietro l'errore, non riuscivo a dimenticarlo. Soprattutto io credo che ci siano dei fondamentali in cui l'approccio è diverso, nel senso l'errore di ricezione non ti può portare ad essere più nervoso, perché penso che la ricezione sia un fondamentale di tranquillità soprattutto, dove è molto importante, tutte le parti, tutti i fondamentali, è importante la tecnica, ma credo che la ricezione sia ancora più importante. E all'inizio facevo fatica, non riuscivo a dimenticarlo. Poi pian pianino, con l'esperienza, con il riprovare sempre di più, sono riuscito a dimenticare l'errore. Però non è così semplice, anche perché una volta, adesso prima tu hai parlato di mental coach, queste cose qua non c'erano, e quindi ti poteva sì aiutare l'allenatore. È chiaro che delle cose che mi aiutavano o che mi hanno aiutato nella mia carriera era soprattutto, quasi sempre, ma soprattutto dopo un errore, ripensare alla tecnica, cioè ripensare all'errore, cosa avevo sbagliato, o anche magari un aiuto dal compagno per farmi capire, guarda, hai sbagliato, sei arrivato tardi con le braccia, perché credo che sia anche molto importante l'aiuto del compagno. Poi mi hai chiesto della sconfitta. La sconfitta fa parte del nostro percorso. Io credo che la sconfitta non debba essere vista come una cosa degradante di cui vergognarsi. È una cosa che, secondo me, la sconfitta può portarti a riniziare ad allenarti anche con più voglia, perché comunque ti devi allenare anche quando vinci o anche quando perdi. Cioè non è che puoi decidere, guarda, mi alleno solo perché sto vincendo. Quindi momenti negativi ci saranno sempre. Io credo che la sconfitta più grande sia quella di non provarci più, di arrendersi. Questa penso sia la sconfitta più grande. Io ho subito delle sconfitte pesanti nella mia carriera. Però da giocatore è chiaro che fai fatica ad assimilarle. Poi la sconfitta, quello che è stata la mia esperienza, ti fa parlare di più, cioè ti fa portare ad analizzarla di più con i tuoi compagni, con l'allenatore, per capire fino a che sono stati i tuoi errori o fino a dove è stato più bravo di te l'avversario, no? Invece la vittoria a volte nasconde tante cose. Però sai, non hai tempo di stare troppo dietro la sconfitta, non te lo puoi permettere, perché subito dopo ne avrai un'altra di partita, quindi devi cercare di ripartire. Non è facile, però noi siamo, quello che voglio far capire, che siamo delle persone normali e che anche noi nella nostra carriera abbiamo sbagliato tanto, abbiamo perso tanto. Però siamo stati capaci di rialzarci sempre, sempre in modo positivo, anche perché il bello dello sport di squadra è che non sei mai solo. Bellissime parole, no? Quelle di tutti, ma queste di Samu bisogna farle riascoltare ai giocatori giovani, no? Perché poi comunque dette anche da lui hanno un significato importante. Emanuele, com'è il discorso errore sconfitta? Allora, e soprattutto che consigli dai ai giovani? Allora, sì, è un discorso molto complicato, volevo fare due tipi di ragionamento. Allora, innanzitutto dividerei errore e sconfitta, cioè la sconfitta, ok, una sconfitta si è intesa come importante persa, un campionato importante perso, è una cosa, nel senso che a me sinceramente ovviamente si sa ed è verissimo, ti dà fastidio, ti rimane molto di più, è molto più intenso il dolore di una sconfitta che la gioia di una vittoria, purtroppo questo per me è così, ma per tanti credo che sia così. E la confermo. Cosa che mi ha aiutato di più è sapere di avere un qualcosa da fare dopo, anche fosse un allenamento, però non stare 20 giorni senza fare niente, lì è difficile. Infatti mi dispiaceva quando finivano le manifestazioni, quando andavi in vacanza, ma la manifestazione era finita male. Non dico che mia moglie mi diceva abbiamo rovinato la vacanza, ma poteva succedere. Invece tornare in palestra, anche solo tornare in palestra, anche il giorno dopo, già ti fa buttare fuori le tossine. Invece al di là di questo, se parli proprio dell'errore, di come gestire l'errore, cioè a metà del test sbaglio una ricezione o un muro e devo comunque la palla dopo ricominciare,
devo dire che secondo me per sempre per i centrali, perché qua voglio magari dare qualche input anche per quello che è il mio ruolo, è un po' diverso, perché noi non tocchiamo tanti palloni. Cioè, è il nostro attacco, il nostro muro, è più una chance, no? È una chance che tu avevi per fare qualcosa di buono per la squadra, perché invece la ricezione è molto diversa, perché tu prendi un ace e fra 10 secondi devi riceverne un altro, perché magari ti ha battuto float uno lì e sai benissimo che la prossima ti arriva lì. È chiaro che devi essere bravissimo, e io cose che non so neanche come riescano a gestire loro, Samu, e Andrea e altri. Invece per il centrale magari tu fai una cosa sbagliata e poi per 3 minuti non tocchi la palla, e questo da un certo punto di vista fa sì che ti puoi salvare, no? Però capita anche che ti nascondi, quindi devi essere più che altro bravo a ricercare subito una chance per rifarti. Ad esempio a muro è così, come dicevo prima, sempre più difficile murare, soprattutto a altissimo livello. Quindi se perdi la chance di un muro facile, tra virgolette facile, magari la prossima arriva fra 5 minuti. Quindi io personalmente sono sempre stato uno molto molto autoesigente, anche nelle mie reazioni, diciamo, si può vedere anche dalla TV e quant'altro, e tante persone me l'hanno fatto notare, ma tu te la prendi troppo, così ti vedi, si vede che hai sbagliato. Proprio tanti allenatori mi dicevano: mi piace che sei autoesigente, no, mettetevi d'accordo, perché uno è autoesigente o se la mette via e fa quello che non gliene frega niente. La verità è che ognuno si deve conoscere molto bene, secondo me, e scoprire se stesso. E gli allenatori devono fare da guida a questo processo di ragazzi. Se un allenatore vede, secondo me, che un ragazzo viene condizionato da queste reazioni, da questo buttarsi giù, allora è giusto che lo faccia notare, ma non perché è sbagliato auto-incensarsi, no? Auto-flagellarsi, scusate, o è sbagliato, ma è perché hai notato che è un comportamento che crea un circolo vizioso, negativo. Però se uno si incazza, scusate la parolaccia, e un secondo dopo prende un muro, un altro muro magari, e invece lo fa bene, e questo gli è servito da stimolo, va bene, secondo me. Nel senso, bisogna molto conoscere il giocatore, e infatti penso che, come tutti sapete, il primo lavoro che secondo me un allenatore deve fare è conoscere i propri ragazzi, anche oltre agli aspetti tecnici, ma anche negli aspetti caratteriali, no? Se è un ragazzo che va lasciato stare un po' nel suo brodo, o un ragazzo che va stimolato, no? Tutte queste cose qua, e si scoprono facendo anche un po', sperimentando. Io poi su questa cosa dell'errore, vabbè, io e Andrea ci avremo qualcosa da dire, perché abbiamo lavorato, cioè voi avete chiamato un mental coach, però noi abbiamo lavorato anni interi con un allenatore che di queste teorie, diciamo, di come gestire l'errore, non so se l'ha letto o non l'ha letto proprio, però sicuramente non gliene frega niente, perché a lui non ha nessun problema a 14 pari del tie break a urlarti addosso, e lui l'ultima cosa che pensa è: lo lascio stare tranquillo, perché adesso si deve rimettere lì a ricevere. Lui pensa solamente che è giusto, insomma, far notare che così non va, e che il ragazzo si deve concentrare di più, e lì, insomma, lì c'è un po' di, come si dice, chi ce la fa, ce la fa, chi non ce la fa, cambia, insomma, siamo un po' a questa cosa qua. Però devo dire anche qua che io e Andrea, secondo me, eravamo abbastanza, diciamo, ben abituati, perché poi a Falconara, insomma, Marco, Andrea, dopo io ne ho conosciuti tanti giocatori, cioè, gli allenatori di Falconara non avevano tanta paura a dirti che stavi facendo schifo o che non dovevi tirar fuori, insomma, non c'erano tanti Pizzi e Merletti, quindi, insomma, secondo me è una cosa che ci è servita molto poi per la nostra carriera. Grazie Emanuele, insomma, ci hai fatto una, come dire, una ricostruzione molto precisa. Andrea, Allora, per quanto riguarda la sconfitta, a me non piaceva molto perdere, non mi piace molto perdere neanche adesso. Quindi, dopo ogni partita persa, la cosa che avevo nella testa è che volevo subito ritornare in palestra per cercare di migliorare in mente, magari anche di squadra, quello che io pensavo
che non era andato bene. Ed è stato sempre così. Cioè, ogni partita persa, l'unico problema, come diceva Lele, è quando perdi l'ultima partita di un campionato, di una manifestazione, che non c'hai la possibilità di riscattarti. E lì, insomma, qualche vacanza, tra virgolette, rovinata ci sono state, ma fa parte un po' anche dello sport. Allora, l'errore, invece, per quanto riguarda l'errore, io ho combattuto tutta la mia carriera contro questa parola, l'errore, perché poi fondamentalmente per un ricettore, Samuele, forse tu mi potrai capire, l'errore, insomma, saperlo gestire è molto molto importante. Mi sono fatto questa teoria, che i primi errori di una partita, perché poi in allenamento è tutto un po' diverso, insomma la pressione ce n'hai di meno, e i primi errori di una partita sono sempre, quasi sempre, tecnici o bravura dell'avversario. Parlo della ricezione, però si potrebbe parlare di tutti gli altri fondamentali. Poi più vai avanti con la partita e più c'è uno storico da ricordarsi, ovvero il battitore in quella rotazione lì, quel battitore lì mi ha battuto in questa maniera qui, mi ha messo in difficoltà in quest'altra, probabilmente ribatterà. Quindi è tutto un gioco di, e quindi gli errori, quando li fai più avanti nella partita, e lì diventano anche psicologici, e questi sono gli errori più difficili da risolvere. Perché quando uno comincia a pensare, oddio, non ce la faccio, adesso ho paura, questo mi ribatte contro, non riesco, uno cosa fa? Si irrigidisce, e in ricezione, quando uno si irrigidisce, la palla non va dove deve andare. E questo nella mia carriera è stato una lotta continua nel cercare questo equilibrio, cioè cercare di pensare a qualcosa che non mi facesse pensare allo storico che c'è stato. E ho cercato di risolvere questi problemi, la prima cosa, avendo la conoscenza degli avversari, cioè come battono, e quindi a me il video dei battitori, io lo volevo vedere, perché anche durante la settimana vedevo i battitori della squadra con cui andavo a giocare la domenica o il mercoledì, perché è importante sapere, insomma, quale variazione fa, come batte, mi faceva stare più tranquillo. E anche se mi faceva magari un ace perché mi sorprendeva, insomma, avevo comunque una conoscenza di quel giocatore per far sì che ero più tranquillo. E poi l'errore, cercavo di non pensare a quello che, diciamo, sarebbe successo se ne facevo un altro, ma più che altro rimanere concentrato su quella che era il movimento tecnico, ognuno ha un po' i suoi mantra. E quindi ecco, sul discorso dell'errore, insomma, ogni ricettore penso che ci avrà il suo iter da seguire, un po' come Nadal, no? Che fa sempre tutti gli stessi movimenti prima di fare una battuta, se guardi i ricettori sono un po' così, sia quando vanno i battitori quando vanno a battere che i ricettori quando devono ricevere, quindi è un po' un discorso per mettere tutta l'attenzione focalizzata nel momento presente e non pensare a quello che succederà. Perfetto, grazie Andrea. Adesso magari parliamo un po' più di fondamentali, no? E se potete darci anche indicazioni, anche per consigli, anche per i ragazzi, per i giocatori più giovani. Partiamo dalla ricezione per Samuele e Andrea. Quali sono secondo voi le priorità della ricezione e i consigli che vi sentite di dare per migliorare e allenare la ricezione? Priorità. Chiaramente credo che, come ho detto prima, se parliamo di ragazzi più giovani, ci sarà una fase in cui sarà importante avere la possibilità di fare più quantità.
Poi è chiaro quando, perché comunque si, per conoscere meglio il gesto tecnico, per sentire di più tutti gli angoli, soprattutto nel bagger laterale, che credo che sia una risorsa fondamentale anche per quando si salirà di livello. Poi è chiaro, adesso c'è anche sarà anche l'introduzione, credo, della ricezione in palleggio. Io qua posso dire ben poco, perché non ho mai ricevuto in palleggio, non sono mai riuscito a fare questa tecnica di ricezione, perché proprio non riuscivo, non mi partiva proprio l'input mentale di andare a ricevere in palleggio, perché ero talmente abituato a ricevere in bagger, che quindi ci ho provato ma non ci sono mai riuscito. E poi dopo, sai, arrivi a un certo punto in cui ci sono altre esercitazioni che possono essere importanti. Quando si alza il livello, chiaramente, come ha detto Andrea, comunque un ricevitore ha sempre una necessità di fare, se ha la possibilità, chiaro, perché comunque dopo si parla anche di 6 e 6 e altro, ma se durante la settimana c'è la possibilità di fare comunque del volume, credo che qualsiasi ricevitore questa cosa la ritenga importante, perché comunque è quasi per sentirti più sicuro te, no? Perché dici, almeno prima arrivo alla partita, però io ho fatto parecchi contatti, mi sento sicuro e quindi posso arrivare pronto alla partita. Poi gli esercizi, penso, più importanti quando si gioca ad alto livello, credo sia l'allenare molto la linea di ricezione, per dare le competenze, le priorità, per capire di che è quella palla, in modo che quando tu arrivi a giocarti la partita non hai quasi bisogno neanche più di parlare. Cioè sai che io devo fare questo in quella rotazione, l'altro deve fare questo, dobbiamo fare quello spostamento lì. E quindi sono un po' state queste le cose che mi hanno aiutato un po' e ho fatto nella mia carriera. Chiaro che adesso dirti un esercizio in particolare non è che non me lo ricordo proprio, perché ne ho fatti tanti, però credo che più possibilità si ha di fare di fare contatti con la ricezione, quindi questo parlava prima Andrea della sparapalloni, che è diventata abbastanza importante, credo che sia buona per fare quantità, ma credo che a un certo punto ci sia anche bisogno di fare, soprattutto di allenare la linea di ricezione con la battuta dei giocatori normali, perché c'è comunque il lavoro della manualità del giocatore che sia la cosa più importante, anche perché saper leggere anche il braccio dell'avversario. Samuele, ti volevo chiedere una cosa io su questo discorso della ricezione. Cioè, al di là dell'allenamento, no? Come ti sentivi? Cosa era per te importante per ricevere bene? Cioè, lo spostamento, come mettevi le braccia, anticipare con le braccia? Cioè, qual era la cosa, una o due cose che te diceva, se faccio bene quelle sicuramente viene una buona ricezione? Innanzitutto la tranquillità, penso che sia una cosa fondamentale, cercare di essere il più tranquillo possibile. E poi lo spostamento, cioè avevo la necessità di avere la sicurezza nel bagger laterale. Cioè il lavoro dello spostamento, di aprire il corpo, soprattutto quando e ricevere, capito, lateralmente. E un'altra cosa che facevo, io mi proteggevo molto a destra, perché possiamo parlare, tutti hanno una parte in cui magari ricevono meglio, dove si trovano meglio. Io ho sempre avuto la parte sinistra, che dove mi trovavo meglio, e quindi prendevo più campo a sinistra, prendevo meno campo a destra per cercare di ricevere meno col bagger laterale a destra, perché mi sentivo meno sicuro. Ok, grazie. Grazie. Per te, Andrea, ci sono delle priorità? Ma allora, allenare la ricezione è abbastanza complessa. Adesso, cioè, è complesso perché quando è stato introdotto anche l'intervento in palleggio, diciamo, noi scuola Falconara, questo Marco può confermare, avevamo un po' il bagger laterale come diciamo come scuola, e invece il palleggio, se non intervieni frontalmente, è molto difficile fare un palleggio fuori dal corpo. Quindi io nella mia carriera ho provato ad allenarmi anche a provare a mettere sul palleggio, ma
Cioè, se fai bene, se vuoi far bene uno, è difficile che poi fa bene anche l'altro. Quindi ho sempre visto che chi interveniva in palleggio, perché probabilmente da giovane la scuola era magari un po' più frontale. Quindi quando ho capito che non, come Samuele, sul discorso del palleggio non ero così bravo, mi sono concentrato più sul discorso del, diciamo, del bagger, soprattutto laterale. E per quanto riguarda, insomma, gli allenamenti individuali, se ne possono fare tantissimi, gli esercizi se ne sono 200.000 e tutti gli allenatori che ci ascoltano li conoscono, penso, tutti. Per quanto mi riguarda, io mi sentivo bene quando riuscivo, soprattutto sul discorso dell'assalto, no, perché l'assalto, insomma, rimani fermo e sposti le gambe dove va il pallone, ma sull'assalto float, insomma, il contromovimento, usare le gambe e tornare su, quando fai quel movimento lì, spesso la palla va dove deve andare, quando invece questa cosa non c'è, arrivi in ritardo. Poi un'altra cosa che ad esempio a me aiutava moltissimo è non perdere mai con gli occhi la palla, cioè da quando parte dal braccio del battitore, cioè se tu ti concentri a guardare la palla, io dicevo così, la palla sembra che viaggi più piano e quindi hai più, cioè ti sposti coralmente con i tuoi occhi. Quando invece perdi un attimo la palla quando battono, e poi te la ritrovi subito addosso. Quindi quando riuscivo a essere molto bravo in questo, mi sentivo bene, e uno mi poteva battere anche a 200 all'ora che bene o male, insomma, la palla andava lì. Quando invece questo non riuscivo a farlo perché magari non ero molto concentrato o avevo altri problemi, quindi io mi allenavo molto su questo, sul discorso, ecco, proprio degli occhi fissi puntati sulla palla. E poi, come ha detto Samuele, sicuramente più si avvicinava diciamo il giorno della partita, bisogna allenare anche la terna di ricezione, proprio per un discorso di competenze, cioè in questa situazione, cioè più volume si fa e più le situazioni, insomma, questa battuta qua, cioè ci vado io, quest'altra vacci te, perché io magari a destra faccio più fatica. Anche io a destra facevo più fatica, quindi evidentemente, Samu, è la scuola che... Allora avete chiamato in causa la scuola e non possiamo che chiamare in causa Marco che ci dice sulla ricezione le sue idee, le priorità secondo lui, le chiavi da allenare. Ma allora, ci sono degli studi che dimostrano che non è la scuola di Falconara, è proprio... No, un fatto che il palleggiatore è in una certa zona, in un certo periodo che noi abbiamo vissuto la battuta era solo da dietro la zona 1 e quindi diciamo che tanti giocatori hanno più facilità da sinistra che non da destra. Ma io confermo che, insomma, ecco, noi puntavamo molto sul bagger di ricezione e io continuo a farlo, nel senso che sì, oggi credo che i giovani debbano anche nella ricezione in palleggio, che però a me risulta sia al massimo un 30% degli interventi. Cioè, mi preoccupa il fatto che molti giovani con il palleggio vanno a nascondere le carenze del bagger. Un buon ricettore, secondo me, deve essere un baggerista, no? Passatemi il termine. L'altra cosa che ho una domanda... mi piace rispondere, poi lo colleghiamo. È verissimo che a Falconara facevamo molta tecnica, ma veramente molta tecnica, però molto individualizzata, nel senso che, ecco, la tecnica era mirata, no? Su un obiettivo, un particolare o un giocatore, eccetera. Io anche oggi, a me oggi piace fare degli allenamenti con 2-3 giocatori al massimo. Però è anche vero che facevamo tante partite, ma veramente tante partite. Ecco, un episodio su tutti, cerco di essere velocissimo. Samuele ricorderà che il primo anno di A1 io lo facevo giocare Junior League, che giocava alle 2:30 prima della Serie A, e volevo che lui giocasse prima la Junior League e poi la Serie A. Faceva 2 partite nello stesso pomeriggio.
Grazie Marco. Invece a Bira ovviamente gli chiediamo le priorità del muro, però poi ci devi parlare anche della tua battuta, quindi insomma... Allora, il muro. Allora, è un po' complesso secondo me il discorso. A me una cosa che ha aiutato molto è ragionare per situazioni diverse. Allora, quindi ragionare per praticamente posizione dell'alzatore avversario, quella che insomma parliamo in gergo tecnico, tanto siamo è un appuntamento tecnico. Allora, quando l'alzatore doppia più e più, secondo me devi ragionare in un modo, dal punto esclamativo alla meno o i contrattacchi, devi un po' cambiare il file. Allora, tu con la doppia più e più devi sapere che non hai tempo di fare quasi niente, e lì è anche, devo dire, molto importante la tattica, perché in Serie 1, comunque a livello internazionale, con la doppia più e la più, se tu hai in mente di tutte e quattro le opzioni, quindi primo tempo, pipe, posto 4, posto 2, è veramente tosta. Quindi sicuramente lì un po' lo studio della partita, qua vedevo la chat, qualcuno parlava dello studio della partita, lì un po' serve, perché insomma se tu vai a giocare contro Bruninho, insomma, o contro De Cecco, insomma, fai fatica. Invece, e lì non è quasi mai un problema, secondo me, di mani, è un problema di spostamento. Allora devi capire se spostarti dal centro della rete e come fare a riuscire a mettere sopra la rete comunque un piano di rimbalzo. Poi questo magari è la mia situazione, la mia idea, perché diciamo il mio non è mai stato casomai un problema di mani, l'ho sempre messa abbastanza bene se riuscivo a mettere. Il problema era trovare un modo in cui spostarmi ed andare dove si alzava. Per me è molto molto importante, non lo so, però questo sono io, è una cosa che io mi concentro molto a guardare l'alzatore avversario. Io non guardo mai la palla. Io, anche se c'è una recezione alta 10 metri, cerco di non staccare mai gli occhi dall'alzatore, perché secondo me riesce a guadagnare quel qualcosina per capire prima dove alzerà. E lì, come dicevano i ragazzi prima, serve anche un po' sapere con chi giochi. Perché se tu stai giocando contro De Cecco, è chiaro che devi sapere che lui magari ti farà vedere una cosa e in realtà ne farà uno al contrario, perché lui sa già che sta giocando contro di te. Se giochi contro un alzatore che non è De Cecco, quello ti dà secondo me un po' più di informazioni, però non è che giochi tutte le domeniche contro De Cecco, ecco. E quindi è molto importante sapere chi hai di là, e lì, come dicevano loro, insomma, i video pre-partita servono, e anche un po' di esperienza, insomma, di aver giocato più volte contro lo stesso alzatore. E invece tutto diverso è quando gli alzatori alzano un contrattacco di palla alta o magari da una recezione su 3 o 4 metri e la palla si diventa un po' più morbida. Insomma, dei 3-4 metri, adesso i ragazzi giocano la stessa tipo di palla, in realtà dalla più, però anche lì dipende un po' con chi giochi, però dai 4-5 metri che la palla si ammorbidisce, tu non hai un problema di spostamento perché ci arrivi, e a quel punto è molto importante il piano di rimbalzo con le mani, però lì insomma saprai che gli attaccanti attaccheranno alto perché loro sanno che tu sei a muro, e quindi insomma lì un po' di sensibilità delle mani e capire quanto vogliono tirare alto e tenere un po' più duro, insomma lì è una questione un po' più di, come dire, di fisico, no? Lì si gioca un po' più sul fisico la sfida. E insomma ci tengo a questa cosa, secondo me può aiutare, perché non la sento molto spesso. Io non stacco mai gli occhi dall'alzatore, perché se tu, soprattutto all'ultimo momento, anche con una ricezione buona, fai così per guardare il centrale dov'è e poi rimetti gli occhi sull'alzatore, è dura, insomma. E poi quello che ho sempre cercato di fare è evitare quello che io chiamo il saltino, cioè l'idea era la lettura, però quindi volevo leggere, però mi sembrava che quello fosse un primo tempo, allora faccio un saltino e la palla invece va o a pipe o va di qua o va di là. Nessuno ha deciso di fare lettura, fa lettura. Quando vede che c'è il primo tempo, poi mette sulle mani, magari
tocchi qualcosa, magari prendi dall'avversario un buco sui 3 metri, però se hai fatto lettura, ha fatto lettura, perché si comincia a fare i saltini, perché mi sembrava che è difficile e poi hai veramente, ti costruisci troppo poche chance per fare muro. Quindi, insomma, come si insegnava una volta, lettura, si salta dopo. Se uno fa lettura e la palla va fuori, qualcosa devo riuscire a fare. Questo è quello che penso io quando vado a murare, insomma. Invece no, sulla battuta... Okay, vai. Prima di entrare sulla battuta, no? Diciamo, c'erano alcune domande per Manuele e anche per gli altri, ma in particolare per lui. Una, diciamo, hai risposto, perché era di Daniele Rovinelli, no? Chiedeva come leggere, cosa leggere. Penso che qui hai dato un'indicazione molto chiara. L'altra era su quante informazioni e quali informazioni erano utili avere, e anche qui ne hai parlato di questa cosa, anche se forse lì proprio ti chiedeva che informazioni è più utile avere, no? Allora, qui ovviamente gli allenatori, insomma, ognuno c'ha un po' di metodo. Però mi sono anche confrontato molto con tanti miei pari ruolo, quindi rispondo per me, perché non può essere proprio una cosa generale. Tanti ragazzi, anche centrali, non piacciono tante informazioni, perché vanno un po', cioè, troppa roba. A me, io non ho problemi se un allenatore mi dà tante informazioni. Tante informazioni potrebbe voler dire, allora, P1, facciamo centro-dietro, quindi c'è centro-dietro-pipe, avanti è l'ultima situazione, però se la recezione è spostata in 4, allora è tutto avanti. Questo potrebbe essere un foglio report di una preparazione di partita del mio livello. Io non ho problemi con questa cosa, però magari c'è, e questo per ogni rotazione ovviamente, scusate, questa era solo la P1, poi ci sono tutte le altre 6. È tanta roba, a me piace, però insomma c'è chi pensa che sia troppo, vedo che anche gli allenatori stanno un po' evolvendo, diversi allenatori non mettono più le percentuali, perché le percentuali di distribuzione, insomma, poi sono... magari pensano che siano troppa roba o possano essere non troppo utili. Devo dire che quando il livello si alza molto, come dicevo prima, se non hai niente a cui aggrapparti è un po' dura, insomma. Cioè, se vai a giocare contro la Lube adesso e dici adesso c'ho Simon, poi c'ho la pipe di Osmani, di qua c'ho Leal, insomma, se non c'hai le idee chiare è dura portare a casa qualcosa. E allora lì, insomma, un po' la tattica di squadra, anche perché poi non è solo la tua, è lì qualcosa direi che è indispensabile, cioè della serie, stiamo tutti stretti dietro, facciamo come se non esiste, e se la da dietro vediamo quello che succede. Però questo, diciamo, dipende anche molto dal livello qua. Più il livello è alto e più devi, secondo me, preparare. Più il livello è un po', si abbassa un po', pure diciamo, magari c'hai la possibilità di gestire un po' la situazione, perché ti affidi al fatto che i ragazzi sappiano leggere la situazione. Ecco. Un'altra domanda, l'ultima, poi ti lascio parlare la battuta, era invece sull'uscita da rete, da 4 e da 2, no, per andare in contrattacco, cioè che preferenze avevi in questo senso? Ma qua per me è una domandaccia, perché penso che c'è una cosa che ho sempre fatto malissimo, è il contrattacco veloce di questo tipo. Io tuttora, soprattutto se vado a murare in 4, a meno che non abbiamo fatto un tocco, la palla si è impennata e io ho tempo di vedere, quindi esco, è dura, anche perché poi io sono un giocatore a cui ho bisogno di fare un po' di rincorsa, perché non è che da fermo poi salto un metro. Ad esempio Sebastian Solé, che gioca con me a Verona, è molto bravo a fare questo, anche perché si è sempre abituato a ricevere molti palloni in contrattacco, perché essendo un attaccante, quindi non so se sono la persona giusta da consigliare. Diciamo che prima pensiamo a murare. E poi sicuramente se c'è tempo, ok, però anche quando vedo tanti ragazzi che scendono poi come dei pazzi, cercano di fare un movimento, qualcosa per attaccare subito, cioè la farei con rilassatezza. Io muro, mentre sto scendendo da muro, dietro cerco di capire se l'abbiamo difesa in un modo contrattaccabile da un centrale,
e cerco il mio spazio, però senza grossi patemi d'animo. Sicuramente quando vai a murare l'opposto avversario poi è più semplice, perché poi basta che ti apri e fai così. Quando da 4 ti devi girare, l'alzatore deve passare perché magari devi lasciare spazio a lui per andare a palleggiare, perché tu stai murando insieme a lui, oppure lui è in uno in difesa, non è facile trovare lo spazio. Diciamo che tra le caratteristiche di un centrale la lascerei un po' in fondo, insomma, se abbiamo il tempo per lavorare, lavoriamo su altro e quella la lasciamo un po' come gli viene. Bellissimo consiglio. Veniamo alla battuta. La battuta, guarda, la battuta, innanzitutto saluto Pietro Rovinelli, perché io mi ricordo che quando lui mi allenava, quando abbiamo cominciato a lavorare su questa cosa della salto float, era un'epoca in cui quasi nessuno batteva salto float, si vedevano i primi esperimenti, lui mi allenava in Serie B1, era andato in prestito lì al Colbordolo e ci abbiamo lavorato. Guarda, anche qua io parlo per me, perché io tanti allenatori me l'hanno chiesto, tanti ragazzi me l'hanno chiesto e magari ho capito che non si trovavano bene con i miei consigli. Io ho sempre pensato che era molto importante il lancio, e quindi lanciarmela più alta possibile e più dentro possibile. Quindi se io me la lancio, ovviamente più alta, non più alta diciamo di quanto io sia in grado di colpirla, quindi appena diciamo in fase discendente io la colpisco, quindi non alzarla più alta della fase discendente, perché fare una float su una palla che ti scende a picco da 2 metri in alto è molto difficile, quindi non faccio questo, ma è un lancio giusto per poi appena si ferma la colpisco. E poi lanciarla molto dentro, perché insomma, proprio ragionando tridimensionalmente così, più sono dentro e più io ho il campo grande, ok? Quindi mi si allungano le traiettorie, diciamo, cioè più angolo per fare la palla ficcante. E l'altra cosa qua, devo dire, è questo, e qui si parla un po' dell'errore, qua la racconto sempre anche come aneddoto, che è carino. Io giocavo in Serie A2 insieme a Riccardo Fenili, che era un libero, ovviamente lo ricordate tutti, anche molto bravo in ricezione, e io stavo sperimentando un po' questa cosa. E lui un giorno mi disse, ancora me lo ricordo, Bira, guarda, sei fortissimo in battuta, però tu sbagli troppo. E dopo anni mi sono ricordato di questa cosa e ho detto, ma cavolo, sbagliavo troppo, come mai? Poi insomma, è una cosa che ha funzionato bene. Perché, come diceva Marco prima, certe volte per alzare l'asticella si deve passare dall'errore. Se io andavo all'allenamento pensando oggi non devo sbagliare mai, per non sbagliare prima o poi mi viene da rallentare, mi viene da farla passare un metro più alta. Quindi, come diceva Marco, è chiaro che se faccio 10 ore di fila, dici, senti, dati una calmata. Però, se sto allenando, soprattutto se sono da solo, non in una situazione di gioco, è per quello che servono, secondo me, i momenti di tecnica individuale. I momenti di tecnica individuale servono perché uno può sbagliare e può sperimentare. Allora, se io sto facendo un esercizio di squadra, di battuta e ricezione, a punteggio, è chiaro che lì non mi posso permettere di fare sulla salto float 5 errori su 5. Ma se sono da solo, col campo e le seggiole, come birilli, come diciamo mirini, sì. E vado un po' su con gli errori, io non la vedo così sbagliata, perché se io non avessi rischiato così tanto forse non sarei mai arrivato a immaginare di fare una battuta così valida. Quindi c'è anche un momento in cui uno sta sperimentando, e anni dopo mi sono ricordato quello che Riccardo mi disse e mi sono dato la spiegazione che io purtroppo magari sbagliavo il momento, no? Perché lui era lì ad aspettare le mie ricezioni e magari facevo troppi errori, però stavo costruendo qualcosa, no? Capire il momento, e se non c'è il momento giusto, far sì che gli allenatori diano ai ragazzi il momento giusto per sperimentare questi gesti nuovi, tra virgolette. Maurizio, volevo chiedere ancora una cosa, Bira. Quando stavi in battuta, no? Nel momento in cui stavi in battuta, ti concentravi sul gesto tecnico o sul dove mandare la palla e come far andare via la palla? Gesto tecnico. Insomma, a me piace pensare delle cose, poi ho i miei...
vabbè, chi ha studiato un po' di PNL sa cos'è, no? Le ancore. Canci. Quindi, diciamo, magari c'è una parola che mi dice su cosa devo stare attento e quella cosa lì mi si aggrappo molto. Però devo dire che anche qui bisogna conoscersi molto bene, perché quando tu sei in un periodo in cui le cose non ti riescono così bene, pensare troppo, insomma, certe volte un po' ti blocca, certe volte ho anche bisogno di non pensare a niente, dire adesso vai, fai la tua miglior battuta, dai, che vedrai che va tutto bene, perché poi, insomma, ci sono anche dei periodi in cui le cose, pensando troppo, non riescono. Lì serve un po' di esperienza. Però comunque io consiglierei di... quello che dico a tanti miei compagni di squadra è sperimentare. Cioè, loro devono sperimentare, ai giovani, cosa sono le cose che servono a loro. Perché lo sanno solo loro qual è la strada giusta. Allora, se tu quando hai pensato troppo, ha funzionato, vuol dire che tu sei uno che può pensare tanto. Se sei uno che ha bisogno solo di liberare tutto, essere con la mente libera, allora vai su quella cosa lì. Io sono uno che ha pensato sempre molto. Adesso è un periodo, ad esempio, a quest'età ho bisogno di pensare un po' meno, sono sincero, perché magari sono un po' meno sicuro di me stesso, quindi ho bisogno solo di avere tanta, tanta fiducia. Tuttora io, allenatore con Stoicer, quest'anno a Verona ci ho parlato tantissimo di questo. Guarda, non mi chiedere di non sbagliare, perché se tu mi dici non sbagliare, non ce la faccio. Per anni me l'hai detto ed è andato bene, perché io mi ho allenato 8 anni, scusate, questo è il 9, e cambiamola questa cosa, perché non mi va più bene, perché io, se tu mi dici non sbagliare, rallento troppo e la qualità non è quella che tu ti aspetti, quindi lasciami un attimo libero, perché dopo, insomma, fammi fare a me, lo so che non devo sbagliare troppo. Ok. Marco, un commento su questo che ha detto Emanuele, insomma, sul muro e sulla battuta. Ma niente, parole sante, è sempre interessantissimo sentire i giocatori, no? Le sensazioni che vengono dal campo sono quelle che ci insegnano di più. Io credo che sia una grandità, io credo di aver imparato tantissime cose dai giocatori, da proprio il loro modo di sentire, no? Sentire le cose. Non so, prima Emanuele diceva nel gioco bisogna allenare, la lettura del muro bisogna allenare nel gioco, no? Grande verità, concentrandosi su alcune cose. Beh, non è né più né meno che il bingo che fanno gli americani, no? Gioco dove però tu dai degli obiettivi, e qui il bingo è un obiettivo particolare sul muro di un giocatore, insomma, no? Gli allenatori le sanno di queste cose, insomma, abbiamo parlato tante volte, voi qui avete ritirato fuori queste cose. Quindi, ecco, secondo me è molto interessante sentire i giocatori sulla tecnica e sulla tattica. Assolutamente, condivido assolutamente questa cosa. Samu, Andrea, quanto erano importanti? Beh, Andrea un po' l'ha detto questo, Samu, voglio sentire soprattutto da Samu. Quanto era importante indicazioni che ricevevate, cioè di queste indicazioni che danno gli allenatori, in realtà in partita, quante se ne utilizzano? Ma guarda, io ero uno che aveva bisogno di poche indicazioni, perché dopo, cioè, perché poi un giocatore quando è in campo pensa a giocare, cioè se tu gli dai, chiaro che dipende anche dal ruolo, come ha detto anche prima Bira, forse un centrale ha più bisogno di più informazioni, magari è anche più abituato a ricevere più informazioni. Io da schiacciatore ti dico, mi servivano delle informazioni precise, cioè io sulla certa rotazione dovevo fare questo, sull'altra rotazione dovevo fare quest'altra, parlando di muro per esempio, perché per esempio io, essendo piccolo, stavo stretto, ma stavo stretto non per aiutare poi più di tanto il centrale, perché non ero in grado, ma per fare l'incrociato, per avere più salto e per arrivare sul mio uomo. Ma la mia priorità era, se c'era l'eccezione spostata verso di te, potevi aiutare, ma la tua priorità era arrivare bene sul tuo uomo. Quindi le informazioni, secondo me, sono giuste darle, ma darle quelle indispensabili, non troppe, perché dopo, quando sono troppe, il giocatore perde troppo tempo a ragionare. Noi parliamo di azioni, voi lo sapete, siete tutti allenatori, cioè, parliamo di frazioni di secondo. Quindi degli input, chiaro, io avevo bisogno di più informazioni, magari di ricezione, no? Come ha detto prima Andrea, avevo bisogno di avere, di vedere il video dei battitori, sapere le loro variazioni, lavorarne con la linea di ricezione durante la settimana. Io quello che ho sempre preferito è avere le informazioni giuste, poche, non esagerate.
E tra compagni di squadra quante informazioni vi scambiate? Cioè, come funziona, insomma, no? Cioè, te consigliavi gli altri consigliavano te, c'era sì, questo. Sì, sì, ma io penso che il dialogo sia fondamentale nel nostro sport. Ma non solo nella chiamata, sai, fuori, il dialogo proprio anche in prima linea, si dialogava con il centrale, mi diceva, guarda, tu adesso fai questo. Cioè, io ho giocato con dei centrali di altissimo livello. C'era Gustavo, per dirti, mi dava un segnale e mi diceva, se ti tocco sulla spalla, tu salti sul primo tempo e io vado via. A volte mi diceva, no, guarda, devi stare... tu stai largo, ci penso io qua. Chiaro che si parla molto anche di sezione, anche da visto il momento, magari c'è un giocatore che di solito hai delle opportunità, però è più in difficoltà, provi a fare un altro movimento. Cioè, io penso che sia il dialogo sia fondamentale. Andrea, no. Le informazioni che arrivano, magari al libero ne arriva qualcuno in meno, no? Non lo so. L'altra cosa che ti volevo chiedere è... ti piaceva come libero essere lasciato libero, no? Di organizzare, di scegliere, di decidere, no? Anche di cambiare posizione di difesa. Come la vedi questa? Ma, lo parlavo così a tutti. Attaffatoci. C'è qualcuno? Ecco, ce l'ha zittito. Perfetto. Vai. Ma allora, c'erano alcuni allenatori che... in difesa, parlo della difesa perché la ricezione è un po' diversa, in difesa, tra cui anche uno di questi, ormai l'abbiamo nominato più di una volta, Stoichev, insomma, primo tempo vicino ai 3 metri, poi la parallela lunga sugli 8 metri, cioè io cercavo di fargli capire che la velocità di palla è esagerata, cioè che se sto su 3 metri non riesco a fare un passo, perché poi ti diceva fai un passo a fare 5 metri. Quindi a un certo punto uno doveva decidere qual era la priorità diciamo della posizione in difesa, perché poi tutti voi mi insegnate che se in difesa uno si comincia a muovere non prende niente. Quindi io, secondo me, cioè alla fine della, diciamo, della mia carriera, si era... Cioè, anche al libero veniva detto, ok, siccome il primo tempo lo dà poco, stai già bello lungo e prendi 4, posto 2 e la 5. Se il primo tempo tira un chiodo sui 3 metri, quella gliela facciamo fare. Ecco. Anche per il libero, secondo me è arrivato il momento di avere delle indicazioni su quelle che sono le priorità. Tutto non si può prendere. C'è magari qualcuno... Che riesce a farlo perché veramente, insomma, a livello magari atletico, penso a un Grabennikov, che riesce comunque a coprire quasi tutto il campo, però la maggior parte dei giocatori, secondo me, anche dal punto di vista della difesa, va data azioni su quelle che sono magari le parti più importanti. In ricezione, come diceva Samuele, è importante, insomma, anche il rapporto che hai con gli altri ragazzi del tuo stesso reparto, anche perché un conto è la tattica che tu decidi con l'allenatore, ma nel momento della partita magari io mi sento benissimo e posso fare di più di quello che sono le consegne che mi ha dato l'allenatore, e magari il mio compagno sta in difficoltà o il contrario, allora il sistema cambia, perché io andrò ad aiutare di più rispetto a quello che ci eravamo detti, oppure magari il mio compagno viene ad aiutare me in quella situazione che mi ha messo in difficoltà. Quindi le indicazioni e la tattica, ok, in ricezione, poi bisogna essere bravi a capire anche lo stato di forma dei vari giocatori individualmente per potersi aiutare tra di loro. Scusate se ve lo dico, ma gli allenatori fanno poco in quel momento lì. Cioè, può decidere, ok, vai a ricezione a due e mezzo, però il rapporto che c'è con il tuo pari ruolo, i problemi devono essere risolti dentro al campo. Ecco, io alle mie ragazze, che adesso alleno un gruppo di ragazzi, cerco di spiegare questo, che a volte i problemi si devono risolvere anche da soli, ovviamente bisogna dargli gli strumenti giusti per farlo.
Grazie, grazie Andrea. Tra l'altro c'era una domanda se era più utile allenare la ricezione individuale o a coppie. Insomma, da questo discorso che hai fatto mi sembra che l'intesa tra i vari ricevitori è una cosa da allenare sicuramente, cioè, più possibile. Dipende quello che uno vuole fare. Se vuole lavorare tecnicamente, allora è ovvio che si deve allenare da solo e stai lì e fai tanti contatti e si fa. Poi dopo ci sarà anche un momento dove bisogna anche allenare diciamo la ricezione insieme al tuo compagno, magari a due, poi a tre, poi in questa situazione qua facciamo a due e mezzo, cioè due e mezzo che poi non si capisce se magari gli piace andare in palleggio, è quello di due e mezzo, altrimenti o è due o è a tre, cioè anche sto due e mezzo, adesso l'ho detto anch'io due o tre volte sbagliando, scusate, non esiste il due e mezzo, cioè magari c'è due che vanno in bagger perché stanno più lunghi e uno va in palleggio e prende un po' di meno. Siamo alla fine, un'ultima battuta, un consiglio che potete dare a un giovane, non per diventare campione perché sennò gli mettiamo un'etichetta, no? Ma per cercare di diventare più bravo possibile, un consiglio, Samu, che consiglio daresti? Guarda, io come ti ho detto prima, io non ho avuto la bacchetta magica nella mia carriera, nel senso che tutto quello che ho ottenuto è passato dal lavoro. Io credo che, poi voi lo sapete meglio di me, questo è uno sport tecnico, uno sport dove più riesci a migliorare tecnicamente e più puoi fare delle cose positive per divertirti. Io quello che mi preme a dire è che quando ho iniziato a giocare non è che pensavo di diventare un campione. Io giocavo a pallavolo perché mi divertivo a giocare a pallavolo. Cioè, quello mi faceva star bene. Non avevo... Poi è venuto tutto dopo. Ma il consiglio che do è, cioè, innanzitutto che si devono divertire i ragazzi, che lo sport ti insegna tanto, soprattutto a convivere con le persone, a condividere con le persone e poi, come ho detto prima, andare in palestra con un obiettivo, cercare di migliorare anche una piccola cosa, cercare di sempre con il massimo impegno. E vedrai che si divertiranno anche a giocare in Serie C, in Serie B, dove a tre, qualsiasi cosa. Credo che l'importante sia star bene con se stessi. Divertirsi e migliorare è la sintesi del consiglio di Samu e sono parole preziose. Emanuele? Questa è una domanda molto difficile, guarda, faccio sempre fatica a rispondere a questa cosa del consiglio. Non lo so, ovviamente la passione è molto importante. Cioè, io prima avete parlato dell'impegno, no? E a me quando tanti mi dicono, ma quanto impegno, no? Quanto sacrifici. Io da questo punto di vista posso parlare poco perché mia moglie tuttora mi dice che mi conosce da 12 anni, io non le ho mai detto che non avevo voglia di andare in palestra. In 12 anni, insomma, come tutti i giorni in palestra, ci stava che un giorno le dicessi oggi, insomma, non gliel'ho mai detto. Questo mi ha fatto pensare molto che, insomma, la passione per quello che faccio è molto grande, quindi non è mai stato un sacrificio vero. E quindi anche dire impegnatevi, se tu non lo senti come un sacrificio, impegno, insomma, è tutto molto più semplice. Quindi questa o un'altra cosa, però i ragazzi fatelo, vi chiedo di farlo con fare le cose che ti appassionano di più e con cui ti senti veramente bene con te stesso, in modo che siano le cose in cui sicuramente darai il meglio di te stesso. Poi sicuramente prima, al di là di ascoltare le indicazioni tecniche e tattiche degli allenatori, il fatto di conoscersi bene per capire come arrivare a esprimere il potenziale che hai è importante, perché il lavoro su se stessi è molto importante. Quelle cose che hanno detto anche Samu e Andrea prima, io quando ero in ricezione volevo fare così, o quando preparavo una partita importante facevo in quest'altro modo, è quello, cioè sapere cosa ti serve per fare le performance migliori che tu possa. Quindi, e gli allenatori, secondo me, possono, non devono dirlo loro ai ragazzi cosa devono fare, ma devono essere una guida che fa scoprire loro le piccole cose che possono fare la differenza. Grazie, grazie Emanuele. La sintesi è passione, ma anche consapevolezza
di quello che si è, di quello che si vuol fare, cioè usare la testa, no? Per allenare, per essere allenatori. Sì, considera anche che siamo in uno sport di squadra, questa è un'altra cosa di cui si parla molto poco, anche vivere stagione per stagione, capendo il proprio ruolo all'interno della squadra, è molto importante. Se non è per dire, però rubo altri due minuti, tanto la chiacchiera ce l'ho ormai, l'avete visto. Nelle Olimpiadi del 2012, che ci ha visto insieme me, Andrea e Samu, io venivo da una stagione, da 3-4 stagioni in cui ero titolare in nazionale. Poi, Berruccio si risentì di richiamare Fox da centrale e c'era ancora Mastro in forma. Cioè, voglio dire, non mi sono mai sognato di avere una sorta di viverla come un'ingiustizia il fatto che non potessi giocare un'Olimpiade titolare. E cioè, sembra una stupidaggine, però tutti noi abbiamo avuto questi tipi di stagioni o questi tipi di un anno in un club. Cioè, comportarsi, capire il proprio ruolo nel club è importante, perché poi la carriera è lunga. Cioè, anche costruire una carriera passa da tante cose. Un anno faccio il terzo, un anno faccio l'uomo di equilibrio all'interno di una squadra, no? Un anno invece sono quello che deve attaccare, deve fare 30 punti a partita. Cioè, sapere quello che devi fare è importante, perché poi se non sei a fuoco anche i rapporti con l'allenatore, la società, la squadra, con i procuratori, con le eventuali società che ti devono dare a prendere, anche quello è un aspetto importante. E qui ci mettiamo anche sapere essere uno che sa fare spogliatoio, che sa tenere unita la squadra. Sì. Andrea? Allora, io penso che innanzitutto per diventare un campione ci vuole fortuna, che mamma natura ti dia un fisico adatto per la pallavolo, la prima cosa. E la seconda cosa, che se mamma natura è stata brava, ci vuole fortuna per farsi al momento giusto, al posto giusto, quindi magari avere l'allenatore giusto che capisce il tuo momento, trovarti nella squadra giusta, e poi, per ultimo ma non meno importante, il sudore, perché senza sudore uno può avere tanto talento, mamma natura può essere stata bravissima, ma senza il sudore io credo che campioni non diventa nessuno. Diventerà magari un buon giocatore, un giocatore che fa bene qualcosa, ma da lì a essere un campione ce ne passa. Grazie Andrea. Marco, l'ultima battuta, che consiglio dai ai giovani? Ma intanto di ascoltare questi campioni, perché io oggi mi sono emozionato addirittura, veramente. Uno come me se li ricorda da ragazzini, oggi veramente tanti concetti, tanti. Telegraficamente riprendo quello che ha detto Manuele Biravelli prima, a avere un modello da copiare, ovviamente un modello di un campione a cui si vuole somigliare, andarlo a vedere con le proprie caratteristiche tecniche, tant'è che, ecco, tu lo sai Maurizio, a me piace molto anche portare i giovani a vedere le partite di Serie A dicendogli: senti, guardiamo quello lì che ti somiglia, guardiamo, vedi come ha fatto, ecco, questo è molto importante. È stata una puntata bellissima, veramente molto, molto interessante, molto schietta, sincera, cioè di quello che veramente uno, no, ha provato sul campo, no, e sulle palestre in tanti anni di lavoro. Io vi ringrazio tutti, vi saluto tutti e vi lascio la parola per un ultimo saluto, Samuele. Ma grazie a voi, sono divertito. Ho rivisto anche Marco, Bira e Baretto, quindi è stato un bel momento, grazie a voi, e mi sono stata una bella serata. Anzi, una domanda velocissima, Bira, qui un po' di polemica. Bira, ma la finale scudetto persa in gara 5 a Trento, che ho attaccato l'ultima palla, l'hai toccata o no? Che non c'era il video chat. Che ne sono passati? Sono passati più di 10 anni? No, non credo. Io devo rispondere. 2023 te lo dico, 10 anni. Ok, va bene, dai, aspetto. Ciao a tutti, grazie.
Ciao. Te lo dico io, Samu, te lo dico io. Allora, un saluto da Manuele. No, niente, grazie a voi dell'invito e niente, spero che tutti gli allenatori che erano collegati possano trarre qualcosa di buono da portare domani in palestra. Domani, insomma, sì, quando torneremo tutti in palestra, purtroppo domani non sarà. E insomma, niente, buon lavoro a tutti con i vostri ragazzi, ne abbiamo bisogno perché, insomma, soprattutto sappiamo che al maschile reclutare ragazzi è dura e quindi reclutarne di quelli forti è ancora più difficile. Quindi dai, buon lavoro a tutti, grazie a voi dell'invito. Grazie, grazie a te. Andrea? Sperando di rivederci di persona, perché così è difficile ritrovarci tutti magari in una palestra. Vi saluto a tutti e vi ringrazio per l'invito. Parlare di pallavolo è sempre bello, sarebbe qui per altre ore e niente, grazie. Anch'io dico l'ultima cosa, non polemico, grazie di aver parlato sempre al passato, quello che facevi, giocavi, muravi. Ma perché c'eravamo noi, dire, settimana non ce l'ho incontrato, infatti sono senza lavoro ad oggi, però, quindi sarebbe stato giusto, però vi riaggiorno, ok? Ma l'hai toccato o no? Al 2023 te lo dico. Vabbè. Marco. Ma allora, grazie a questi ragazzi che, come dicevo prima, sono rimasti come erano da giovani. Ecco, permettetemi, grazie anche e soprattutto a voi, Maurizio, Rocco, siete degli amici, ma state organizzando delle cose fantastiche. Io l'ho già detto in un'altra occasione, ma lo ridico, questi sono i veri aggiornamenti per gli allenatori. Grazie Marco. Detto da te, Marco, è veramente un onore. Rocco, grazie. Come li possiamo ringraziare? Marco lo dice perché sei stufato di fare i corsi di aggiornamento. Allora. Tira zitto, che sennò non ti danno il secondo grado. Ma non lo voglio più. Non voglio più, ho detto che Rocco ancora, non ho bisogno del secondo grado. Marco, non mettere in giro ste voci, che dopo non mi fai più nato il prossimo anno. Rocco, a te il saluto. Vai, è stata una puntata straordinaria. Il messaggio, secondo me, per me, ma credo un po' per tutti, è che noi dobbiamo, come allenatori, imparare ad ascoltare molto i ragazzi, i giocatori, perché da loro impariamo tanto. Ecco, questo credo che sia importante. Ringrazio tutti e l'appuntamento è a martedì prossimo. Proseguiremo con questi incontri. Martedì prossimo con De Giorgi e Silvano Prandi diremo a De Giorgi se c'ha il coraggio di rifare tutti gli aneddoti che ha fatto nei corsi con Silvano Prandi, con lui presente. Vedremo. Ciao a tutti, grazie ancora. Grazie. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao Marco.